dietro è meraviglioso. Mamma mia, questo sa di post ballata in discoteca. Ciao, buongiorno, bentornati sul mio canale, bentornati in un nuovo video. Amici, non so voi, ma tra le mie verdure preferite in assoluto ci sono sicuramente loro. Le cime di rapa mi fanno volare, le metterei ovunque. E oggi, amici miei, le andremo a mettere all'interno dei calzoncini che compravamo dal fornaio. Quest'oggi andremo a fare dei calzoncini, dei calzoni di pizza, li impasteremo a mano, saranno pronti in poche ore. Potrete sbizzarrirvi a farcirli con la farcitura che più preferite, anche se secondo me questa qua male male non è. Cominciamo subito, che prima cominciamo, prima inforniamo e prima pranziamo. Lista della spesa. Signori, ma prima della lista della spesa, come ogni volta, e vi volevo ricordare di supportare video e canale con un semplice like, un commento dove mi scrivete la prossima farcitura con cui potremmo andare a farcirli, così magari me li faccio una sera e li assaggio, vedo se avete ragione, e di iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornato con gli scorsi. Signori, manca pochino ai 100.000. Mi fa stranissimo. Lista della spesa. Grazie. Dunque, avremo bisogno di 300 grammi di una comune farina 00, una classica che trovate in casa, 180 ml di acqua. Nel caso doveste comprare qualcosa su Foodspring, io vi ricordo che c'è un codice del 15% di sconto che è CANNEFSG, nel caso risparmiate qualcosa. 6-7 grammi circa di lievito di birra e una decina di grammi di sale. La ricetta dell'impasto è semplicissima: aggiungiamo lievito all'interno della farina, cominciamo a mescolare e aggiungiamo più o meno 3 quarti dell'acqua indicativamente. L'idratazione di questo impasto è bassa e mi pare che è più o meno sul 60%, quindi non diventiamo matti e non rischiamo di perdere l'impasto. Però, come sempre, piccolo consiglio per strutturarlo meglio e per evitare di, non vi dico andare nel panico, per evitare di scaldare troppo l'impasto e magari di evitare di complicare la situazione, aggiungete 3 quarti dell'acqua, fate assorbire, entrate con il sale e la restante acqua un goccino alla volta. Come sempre, il consiglio che vi do qual è? Spostatevi sul piano a impastare solo ed esclusivamente quando il vostro composto avrà chiamato tutto in causa. Facendo così vi rendete conto che non rischiate di perdere parte di lievito, magari parte di acqua, magari dei bricioli di farina che in piccole quantità non vi scalibrano la ricetta. Però una volta che avete fatto la pesata, almeno siete sicuri di mangiare tutto. Ci spostiamo sul piano, impastiamo. Quando abbiamo un bel panetto liscio e uniforme, mi raccomando, dovrà essere così, perché più sarà strutturato, più avrete fondamenta forti sulle quali lavorare. Lo mettiamo a lievitare fino a raddoppio. Lo potete tranquillamente mettere anche nel forno con la lucina accesa spento. Secondo me ci metterà un 2 ore, 2 ore un po', dipende. Dovrà raddoppiare. Quando sarà raddoppiato, mi raccomando, quello è il punto in cui potremo passare alla fase successiva. Fatto questo, passiamo alla farcitura. Io, come vi ho detto, andrò a fare salsicce e friarielli. Ci serviranno per questa quantità qua, io vi direi una manciata. Io qui avrò 300 grammi circa di friarielli, indicativamente. Un pezzettino da più o meno, anche qui 150-200 grammi circa di salsiccia, olio e uno spicchio d'aglio. Io li vado a fare semplici, semplici, semplici. Volendo, cosa che forse però gli potete aggiungere un po' di peperoncino, lì sta a voi. Padella calda, molto calda, con l'olio e con lo spicchio d'aglio che sarà diventato dorato. Aggiungiamo le nostre cime, dovranno proprio scoppiettare forte e molti napoletani mi hanno sconsigliato di sbollentarle perché? Perché vi rendete conto che essendo una verdura a foglia verde ha parecchia acqua di vegetazione, quindi vi rendete conto che andare a bollirla la farebbe perdere, quindi perderemmo parte del sapore. Cuocendola in padella, per quanto sia, quest'acqua si esce, ma è comunque concentrata all'interno del prodotto. Facendo così evitiamo di perdere quante più parti aromatiche possibili. Fatto questo, all'interno della stessa padella togliamo i friggitelli, graniamo la salsiccia senza olio perché è già abbastanza grassa di suo e la facciamo rosolare. Anche quando sarà diventata bella dorata, volendo sta a voi, decidete se sfumare con un goccio di vino o no. Riunite tutto con i friarielli e tenete da parte. L'ultima parte che servirà, appunto, sarà una scamorza affumicata che andrò a mettere alla fine, ma potete mettere la scamorza, la mozzarella per pizza, gli potete mettere del gorgonzola che male non ci sta, io lo metterei anche nel cappuccino. E fatto questo, andiamo a vedere il nostro impasto che secondo me in teoria sarà raddoppiato. Più o meno un paio d'ore dopo, con il nostro impasto bello raddoppiato, cominciamo a muovere le mani. Andremo a dividere l'impasto in 4 calzoni, ma dipende quanto li volete fare grandi. Volendo potete farne anche di più, più piccolini, o anche di meno, più grandi. Li andiamo a stendere aiutandoci con il mattarello, aiutandoci con della farina. Dovremo ottenere un cerchio, quasi come se fosse una pizza, ma a differenza della classica stesura della napoletana, non dovremo avere il cornicione, ma dovremo andare a abbassare, diciamo,
diciamo, tutto l'impasto. Gli andiamo ad aggiungere adesso la nostra faccettura, ossia salsicce e friarielli che abbiamo fatto prima, la provola, se volete mettergli del parmigiano, un po' quello che volete. Andiamo a ripiegare due lembi, battiamo molto accuratamente, tagliamo via la pasta in eccesso e la andiamo a ripiegare alla base, facendo sì che la chiave, quindi la chiusura, risulti quantomeno marcata, ma soprattutto risulti sotto, dando una forma leggermente affusolata al tutto. Una volta che avremo fatto questo, li andiamo a spennellare una soluzione di acqua e olio. Non voglio mettergli pomodoro per non farli risultare appunto rossi, ma soprattutto temo, vi dico la verità, che mettendo solo olio possa friggere. Mettendo una sorta di salamoia, in teoria dovrebbe tenere un po' più umido tutto quanto ed evitare che possa appunto friggere il nostro prodotto. Fatto questo, li disponiamo su un foglio di carta forno dove volete, in modo che riuscite a scivolare bene l'impasto, e li facciamo riposare un'altra mezz'oretta più o meno, un quarto d'ora, 20 minuti, sempre al caldo, gli diamo modo di riadattarsi. Forno caldo in temperatura, io vado a cuocere sulla pietra refrattaria, ma se non ce l'avete potete fare tranquillamente i primi minuti più o meno alla base del forno, poi li spostate e li mettete a metà. 230 per più o meno, vi direi 10-12 minuti. Voglio provare, mi intriga parecchio, quando gli mancherà più o meno un paio di minuti, dargli una leggera spolverata di parmigiano per creare una crosticina in superficie. È una prova, voglio vedere se viene qualcosa di carino. Una volta sfornato, passo il calzone al me del futuro per l'assaggio. E loro sono i nostri calzoni. Signori, dietro è meraviglioso, la crosticina che gli abbiamo messo su di parmigiano è diventata bella croccantina. Mamma mia, questo sa di post ballata in discoteca. Sapete perché mi fa impazzire tanto? Perché ho delle... Io ti do questo pezzetto se tu ti iscrivi al canale, lasci like e commenti. Piano, piano, piano. Oh ragazzi, però dovete contribuire al canale, cioè non è che io vi posso sfamare gratis. Cioè va bene, però almeno like, vi iscrivete e la prossima volta mi do un pezzetto più grande. Vale anche per te. Signori, io questa ballata me la sono fatta. Il risultato è stato, direi, super, abbastanza soddisfacente, e l'idol giusto, perché ti rimangono le labbra untine, ti rimane il parmigiano sulle labbra, senti il grasso della salsiccia, l'amaro del friariello. Vi dicevo, mi piacciono perché sono basic, non hanno troppi arzigogolamenti, sono basic. C'hai il grasso della salsiccia, hai l'amaro del friariello e hai la sapidità del parmigiano. Vi devo dire la verità, la scamorza affumicata non era proprio il massimo, cioè nel senso era buona, filava, ma non sapeva di affumicato. Prossima volta ne compro una più buona. Amici miei, volete pure una birra? Il video è finito. Io spero di cuore sia stato di vostro gradimento, vi abbia dato un'idea, vi abbia fatto venire fame, vi abbia fatto venire voglia di mettere le mani in pasta. Preparateli, e se mi posso permettere di darvi un consiglio, fatene tipo la dose per tre. Fate un chilo di farina, li congelate, alla sera ve li mettete nel frigo e il giorno dopo, quando dovete prenderli, gli date 2 minuti nel forno e voi la sera siete a posto. Signori, noi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi come sempre di supportare video e canale con un like, un commento dove mi scrivete come possiamo fare i prossimi, potremmo fare una serie che male male non è, e di iscrivervi al canale accendendo la campanella. Ragazzi, mancano poco ai 100.000 iscritti e per me è una gioia incredibile. Gli vado a dare una birra ai ragazzi che hanno sete. Ciao.